La regola della miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare decreta l'eliminazione del Futsal Biceglie dai play-off promozione in Serie A2. Se la partita d'andata è stata fantastica, quella di sabato rimarrà per lungo tempo nella storia del futsal bicegliese, merito di due squadre che si sono affrontate a viso aperto a beneficio di un pubblico protagonista di una partita indimenticabile. I molesi recuperano Capitan Teofilo, il Biceglie rinuncia ancora una volta a Pereira. Passano 55 secondi e puntuale Ferdinelli porta avanti i suoi con un diagonale rasoterra. Neroazzurri che rispondono con Di Benedetto, palla a lato. Al 5-12 invece Rueda pareggia le sorti del match con un preciso diagonale che passa tra le gambe di Schembri. 24 secondi dopo il Biceglie mette la freccia con Lemme che insacca su grande assist di Rueda. Il Mola non sta a guardare. Ferdinelli impegna severamente Di Benedetto, poi all'11° Satalino colpisce il palo mentre al 12° lo stesso Ferdinelli scheggia la traversa. 30 secondi dopo Mazzilli è abile nel siglare il 2-2 su grande assist di Garofalo. Il primo interminabile tempo si chiude con il clamoroso palo interno di Lemme. La ripresa sembra ridere agli ospiti che ripassano in vantaggio al minuto 2:36 con Di Benedetto, lesto a rubar palla ed anticipare Schembri in uscita. Sospinto da un palapinto infuocato, il Mola trova il terzo pari di giornata con la rete di Sardella al 6°, ma il Biceglie molla e all'8° Cassanelli si divora un gol che, se messo a segno, sarebbe entrato di diritto tra i più belli dell'anno, ma dopo aver dribblato mezzo Mola tentenna troppo perdendo l'attimo buono. Gol sbagliato, gol subito e puntuale Teofilo porta il Mola su 4-3 all'8°. La reazione degli uomini di Ventura c'è e come. Al 9° Tortora stampa il suo tiro sulla traversa, così come Rueda 2 minuti più tardi. Sul capovolgimento di fronte l'Ares guadagna un corner dal quale scaturisce l'eurogol di Satalino che al volo insacca all'incrocio dei pali. Il numero 33 di casa fa doppietta al 13-10 per il 6-3 molese. Subito ripreso dalla doppietta di giornata del pakistano Rueda su spettacoloso assist di Cassanelli. Ferdinelli sigla il 7-4 al minuto 15 che qualificherebbe il Mola, ma nell'ultimo minuto di gioco Garofalo viene espulso e con Tortora quinto di movimento il Biceglie fa gol con Cassanelli al 19-25 portando la gara ai supplementari. Extra time in salita per gli ospiti, Cassanelli viene espulso al minuto 1-24 provocando il tiro libero molese che Satalino spreca tirando a lato. I minuti successivi vedono i padroni di casa gestire il possesso ed il cronometro mentre l'ultimo clamoroso tentativo bicegliese porta la firma di Rueda che al minuto 2:45 del secondo tempo supplementare si vede respingere dal palo il gol qualificazione. Finale 7-5 per il Mola che passa il turno, al Biceglie non resta che ricevere il meritato tributo di tutto il palapinto.